Nella cornice dell'Aula Magna dell'Università di Teramo, affollata da appassionati di calcio, addetti ai lavori e tanti ex calciatori biancorossi, gli amici del calcio teramano hanno consegnato ieri pomeriggio il premio Carmine Rodomonti all'allenatore Giorgio Rumignani, artefice della promozione in Serie C1 della squadra teramana nella stagione 1985-86. Alla presenza di molti dei giocatori di quella squadra, il premio è stato consegnato dal presidente dell'associazione, Gianni Gebbia, alla moglie e al figlio del tecnico friulano, che ha dovuto rinunciare ad essere presente perché reduce da un problema di salute. Il premio è stato il primo atto di un appuntamento destinato a ripetersi nel tempo per celebrare doverosamente la figura di Carmine Rodomonti, sportivo a tutto tondo, arbitro di calcio, dirigente e antesignano del ruolo del direttore sportivo. Un personaggio che, dopo aver dato tanto alla sua città natale, ha lasciato il segno anche nel resto d'Abruzzo e dell'Italia. L'evento è stato organizzato in sinergia con l'Università di Teramo, l'ADISE, Associazione Direttori Sportivi, il Comune di Teramo, la Teramo Calcio, il Comitato Regionale FIGC Lega Nazionale Dilettanti e la sezione teramana dell'Associazione Italiana Arbitri. La cerimonia è stata preceduta da un convegno sul ruolo del direttore sportivo, dal tema Il direttore sportivo tra competenze sportive e formazione accademica, al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina.